Sinceramente, questa retorica, no, del lavoro che gli italiani non vogliono Ciao. più fare. Io parlo per esperienza, no, e quindi parto da dati empirici. Nel mio ufficio, nell'ufficio del sindaco, vengono ogni giorno tantissime persone che cercano un lavoro. E di queste persone, il 99% sono italiani e cercano qualsiasi tipo di lavoro. Vengono delle signore che chiedono di fare le colf, che chiedono di fare le pulizie, che chiedono se... Però le badanti, se gli diamo le badanti che assistono agli anziani, non ce n'è una che è nata in Italia. Ma non è vero, sul nostro territorio, cioè è vero su larga scala, perché gli italiani preferiscono assumere le badanti straniere perché hanno condizioni di lavoro. Il governo dove c'era anche la Lega che fece una sanatoria per 800.000 per chi badanti. Lavora, io voglio fare un ragionamento più ampio. La Lega Nord non è contraria all'immigrazione tout court, non è contraria all'immigrazione. Anzi, proprio noi con la legge Bossi-Fini prevedevamo che i flussi di immigrati fossero legati ai posti di lavoro. Anche quindi perché la Lega Nord si confronta con le aziende del Nord che, come diceva, che hanno bisogno di manodopera, certamente ha ragione di quando dice realismo. Vogliamo immigrati che lavorino, non immigrati che vengono qui per sfruttare l'assistenzialismo italiano. No, mi scusi, la comunità filippina, faccio un esempio, la comunità filippina, una comunità silenziosa, pacifica, una comunità perché gli immigrati devono essere silenziosi, si parla. Nel senso che non va alla ribalta delle cronache per chiaramente criminali, per eventi criminosi, no? La comunità filippina è numerosissima in Italia, è più numerosa di quella marocchina, eppure guardate la popolazione carceraria, marocchini e filippini. Però questo vuol dire da guardare, vuol dire bollare qualcuno come degli stranieri, come quella delinquente filippina oppure lo no? 06.